20:05, arrivo a piove di sacco. Ecco l'atleta che sta scendendo. Dichiarazione a caldo. Non sai parteggiare. Impressioni sul campo? Piccolo. Da centrocampo si può già tirare. Se gioco si è un oggi. Però lo faccio tutto tirando dal mio porto la stessa volta. E allora Fabio, eccoci finalmente all'interno dello spogliatoio Sant'Anna per seguire assieme il 14° appuntamento del campionato di Serie D di Futsal, terzo incontro di questo girone di ritorno. Come arrivate a questa sfida? Sappiamo che venite da una bella vittoria esterna per 7-1 contro la Juvenilia, gli avversari invece sono reduci da una sconfitta solamente per 1-0 contro il Pernumia, quindi una partita equilibrata, la prima di questo girone di ritorno in cui potrete riscontrare più difficoltà. Sì, sicuramente sono un avversario ostico, l'andata è finita 2-2, quindi una delle poche partite difficili, di quelle che ci possono mettere più in difficoltà, e quindi siamo ancora più motivati vista come è andata l'andata. Gli allenamenti sono andati bene durante la settimana, non abbiamo nessuna mancanza, nessun infortunio, quindi siamo a posto e siamo carichi per far bene questa partita. Eh sì, come ricordavi anche tu poc'anzi, finì 2-2 nel match di andata, tra l'altro non riuscisti a trovare il gol. Oggi invece è un obiettivo per te, oltre a quello che ovviamente è la vittoria per tutta la squadra. Ancora sempre lo solito discorso, devo fare, sì, fa piacere fare gol. Poi sì, ovviamente può essere un motivo in più, visto che è stata una delle tre partite in cui non ho segnato, può essere un motivo in più farlo oggi. E allora adesso andiamo dentro con le domande, tra l'altro hashtag domanda per chiederci tutto quello che vorrete che Fabio al prossimo video risponderà. Partiamo col primo quesito di giornata di Alex Kurda 6226 che ti dice: Fabio, ad inizio campionato segnavi molti più gol tagliando sul secondo palo e deviando il pallone in rete, ormai sono mesi che non segni più così, come mai? È la squadra che non prova più quella soluzione o ti sei un po' troppo imborghesito? No, non penso che ci sia un motivo per cui prima succeda di più adesso, no, semplicemente è stato un caso. Non penso di attaccare il palo meno adesso rispetto a prima, forse è capitata meno la circostanza. Non ti sei imborghesito quindi? Non so neanche cosa, cioè, cosa significa in questo contesto. Dissing. Seconda domanda da parte di Celestino Rossi 9615 che ti chiede: che percorso avete fatto voi tre a livello di studio? Studiate o vi piacerebbe fare qualche corso? Come andavate a scuola? E poi Celestino propone anche un'esultanza, la celeberrima esultanza di Bobby Flower nel derby di Liverpool. Te sai qual è? No. Meglio non saperla, insomma era la partita contro l'Everton e dopo il suo gol sniffò la linea di fondo campo, quindi non so se è troppo in linea con le tue corde. Non credo che l'avrei scelta sinceramente, penso che l'ho già detto qualche altra volta. Comunque studio scienze statistiche a Bologna, mentre tu Anti cosa hai fatto? Io ho fatto l'istituto tecnico come Francesco Di Mauro e basta, semplici ed efficaci. Ultimo quesito di giornata da parte di User SX che ti dice: preferiresti giocare a calcio 11 in una categoria più alta del futsal o giocare a futsal ma in una categoria più bassa? Alla fine la scelta che ho preso tra alla fine una promozione eccellenza di calcio e la serie D di futsal, ho scelto questa. Però se il livello fosse ancora più alto, ad esempio serie B, serie C di calcio piuttosto che serie C1, serie C2 di futsal? No, comunque sì, resterei a futsal perché in questo momento mi piace di più e poi non vedo nella mia vita in questo momento lo sport come un lavoro. E allora adesso andiamo dentro con la seconda rubrica di giornata, quella più gettonata, hashtag esultanza. Infatti deciderete voi l'esultanza che farà l'uomo alla mia sinistra e mai alla mia destra. E allora adesso andiamo a leggere quali sono le richieste o le proposte che sono arrivate questa giornata. Partiamo con Damiano Galbani che ti chiede: esultanza, le pistole di Piontek. Come faccio a scivolare con le ginocchia sul parquet? No? Vabbè no, mi potrei alzare i calzettoni, poi scivolo di più. Giulio Bruni invece ti propone la mano di Luca Toni, l'esultanza del 2006, gettonatissima, è stata tra l'altro la richiesta con più like. Ok, ci sta, carina. Terza proposta di giornata, tra l'altro prima ho detto una cavolata perché è stata questa la proposta con più adesioni. Limone Felice ti dice: fate la canoa, vi siedete in tre e incominciate a pagaiare. Sì, questo si deve chiedere agli altri se... Il poccio ci sta. È un po' lunga però, cioè ci vuole organizzazione, poi non so, improvvisarla così. Ultima proposta di giornata invece di Giovanni Gobi che ti dice: you can see me, i Miccoli, che poi ricorda anche un po' John Cena, WWE, forse eri troppo piccolo per ricordare. Sì, ricordo quella di Miccoli. John Cena. E allora adesso andiamo a ricapitolare tutte le proposte che ci sono arrivate. Qualora oggi segnasse Fabio Di Mauro, quale esultanza farà? Opzione A, pistole di Piontek. Opzione B, esultanza di Luca Toni nel 2006. Opzione C, esultanza della canoa. Opzione D, you can see me di Miccoli. Oh, ciao, ciao, ciao. Ciao. Ma è possibile, ogni volta rompiamo sempre il video. Quella che escluderei prima di tutto è quella di Piontek, perché cioè devo oscillare sulle ginocchia, mi distruggo. Poi escluderei You Can See Me. Ah, Fabrizio Miccoli escluderesti. Sì. E quindi ora rimaniamo in una situazione di stallo in cui c'è l'esultanza di Luca Toni come opzione B e come opzione C la canoa. Quindi quale sceglieresti delle due? Se voglio fare la canoa di gruppo ci sta, ovviamente non da solo. Ma secondo me sarebbe bello fare la canoa con tutti quelli che ci sono in campo, quindi penso di scegliere questa se la facciamo bene, ovviamente. Quindi mi stai dicendo che l'opzione preferita per te attualmente è la C e non la B, da cui mi sarei aspettato la tua risposta. Sì, no, la canoa è bella, dai, scegliamo questa. L'accendiamo? Accendiamo. Cioè, intanto ci sono le esercitazioni per la canoa. E stasera perdiamo 7-0. Bisogna solo capire se siamo 7-0 perdiamo. Ma chi se lo segna Fabio? No, ma
Dissing. Però era stata scelta la fusione mia e non è mai stata fatta. È vero, quella la devi riproporre. E allora eccoci finalmente giunti all'interno del Palasport Sant'Anna per seguire assieme il 14° appuntamento del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Terzo incontro in questo girone di ritorno, tra l'altro con la seconda delle due squadre in cui il Rovigo non è riuscito a portare a casa l'intero bottino. Il saldo Tech Sant'Anna finì 2-2 all'andata. Colpirono Zanazzi e Garbin per quello che è stato poi l'epilogo conclusivo, il primo pareggio della stagione del Rovigo. Un Rovigo attualmente secondo in campionato con 34 punti, a meno 2 dallo Jesfork, a più 1 dal Pernumia che continua a vincere. Allora oggi bisogna dare un chiaro segnale e non bisogna rischiare come lo si è fatto nel match d'andata. Tra l'altro ricordiamolo, la squadra di Mister Gonzato è il miglior attacco di questo campionato insieme allo Jesfork, la seconda miglior difesa. Prima c'è il Pernumia con 20 reti subite, 1 in meno rispetto alla squadra di Fabio e compagni. I padroni di casa invece sono decimi, a meno 10 dal San Precario e da quel quinto posto che qui vorrebbe a dire zona playoff. 33 gol fatti per il Saldotech questa stagione, decimo miglior attacco, 40 invece gol incassati, quinta miglior difesa della stagione, quindi non c'è da scherzare contro un avversario che concede veramente poco, soprattutto tra le mura amiche. Faccenda capocannonieri per i padroni di casa, troviamo Mattia Zanazzi con 13 gol per lui in questo campionato, dalla parte opposta Fabio Di Mauro, 15 le reti realizzate per lui, 20 totali nell'arco di questa stagione. E allora andiamo a scoprire se il bomber con la 9 del Rovigo riuscirà a mettere a segno un gol, gol che non è arrivato nel match d'andata, tra l'altro eccolo qui. E allora noi adesso abbiamo poco altro da aggiungere, ci andiamo a sistemare con tutta la nostra attrezzatura per augurarvi un bello spettacolo e vedere quale sarà l'epilogo di questa sfida, e andiamo a scoprirlo assieme. E come ogni giovedì eccoci finalmente assieme dal Palasport Sant'Anna da Piove di Sacco per raccontarvi il 14° incontro del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto, Saldotech Sant'Anna versus Rovigo, una partita di cui conosciamo tutti l'esito dell'andata, 2-2, il primo stop per Fabio e compagni in questa stagione, il secondo arrivato sul campo del Pernumia. Intanto vediamo la classifica, situazione pressoché invariata, Rovigo sempre a meno 2 alle calcagne dello Jesfork, così come il Pernumia lo è nei confronti della squadra di Mister Gonzato che quest'oggi non deve proprio fare passi falsi. Andiamo a vedere le formazioni per i padroni di casa, c'è Levorato in porta, difeso da Crosta, laterale destro Maniero, a sinistra Garbin e come pivot Giacomazzo, dalla parte opposta invece per il Rovigo c'è Pasello in porta che ha vinto il ballottaggio con Francesco, ultimo Morello, laterale destro Fabio Di Mauro, a sinistra Mariotto e come pivot Garofalo. È tutto pronto, si attende solamente il fischio del direttore di gara che arriva ora con lo scarico all'indietro proprio da parte del 10. Possesso di Maniero che va in verticale per Giacomazzo, controllo così e così, Mariotto gli ruba la sfera, Garofalo innesca il Pocio Loco, il suo destro disinnesca da Levorato, buono lo squillo qui del 14, poi un po' un flipper, ultimo tocco di Mariotto, rimessa sulla tre quarti per il Saldotech. Ancora Morello, gioco di suola, poi cerca Garofalo, anticipato da Crosta che fa fuori proprio il 14, 2-1, chiuso alla perfezione da Fabio Di Mauro che ora transizione in avanti il suo sinistro, deviazione proprio di Giacomazzo, sarà calcio d'angolo affidato al 9 che va all'indietro da Ayrton Mariotto. Da questi a Ezechiel Morello, il Pocio che cerca soluzioni di passaggio, la trova in Fabio, stop orientato micidiale, poi la gioca dentro per Garofalo, Raffaele! Garofalo dopo 3 minuti di gioco porta avanti i suoi, e ora anche un'esultanza polemica, si scaccia via di dosso le critiche che gli sono arrivate, risponde nella maniera migliore possibile con il suo 14° centro in campionato, 20 in stagione. Rivediamo però la giocata da urlo di FDM che lascia sul posto Crosta che voleva l'anticipo che non è arrivato, rivediamo anche dalla nostra seconda inquadratura, giocata ad alta scuola, poi la sfera dentro che riesce a passare per un pelo su Giacomazzo, Garofalo incrocia alla perfezione, la palla bacia il palo e si insacca per la rete che porta in vantaggio la squadra di Mister Gonzato. E ora bisogna continuare così, Mariotto va all'indietro, capisce tutto Maniero che prova a ripartire, arriva Fabio Di Mauro a chiudere e innescare nuovamente Garofalo, attenzione ancora al 10, ancora Levorato, Garofalo vicinissimo già alla doppietta, sempre Mariotto d'angolo all'indietro per FDM che calcia, tentativo respinto da Crosta che innesca dall'altra parte Giacomazzo che mette a sedere il Pocio, poi gioca al centro per Maniero e arriva subito la reazione del Saldotech Sant'Anna grazie al proprio numero 6, grazie al quinto centro in questa stagione da parte di Diego Maniero che riporta i suoi sul livello del mare. Rivediamo quanto accaduto dal nostro replay, bellissima la giocata del 7 dei padroni di casa che mette a sedere non uno qualunque bensì il Pocio, la sfera giocata al centro per Diego Maniero rappresenta un'opportunità da non farsi sfuggire per il 6 nonostante l'opposizione tentata da parte di Ayrton Mariotto, ma adesso vediamo come si evolverà il match con Crosta che va proprio da Maniero, il numero su Mariotto, poi allarga il gioco per Giacomazzo davanti a sé FDM che si riappropria della sfera e la gioca a direzione Garofalo, attenzione 2 contro 1 col 10 che torna dal 9, Fabio Di Mauro e parkour al Palasport Sant'Anna, 3 gol nel giro di 6 minuti e 30, ora anche l'esultanza della canoa con tutta la squadra che pagaia quello che ci avete chiesto voi, intanto 16 in campionato per FDM, 21 in stagione, un gol bello quanto importante, la collaborazione tra il 10 e il 9 è tanta roba, prima l'assist di Fabio per Raffa, poi l'assist di Raffa per Fabio, rivediamo anche
levorato, fatto fuori. Adesso cerchiamo di capire anche meglio dalla nostra seconda inquadratura. Bellissimo l'assist di Raffaele Garofalo per Fabio Di Mauro. Aveva provato ad opporsi anche Giacomazzo, che per poco non riesce a deviare la palla fuori dallo specchio della porta. Il tiro però è più che chirurgico. E poi ci viene riproposta anche l'esultanza più che trash, eseguita da parte dei ragazzi di Mister Gonzato, che forse è meglio non commentare e far vedere a un pubblico di soli adulti. Ma torniamo in campo con Garofalo, che va da Mariotto, levorato a dire di no al potenziale 3-1. Ayrton Mariotto dentro per FDM, messo giù da Garbino, meglio trattenuto, calcio di punizione affidato a Mariotto, che va da FDM, il suo sinistro allontanato da Garbin, fallo laterale per il Rovigo. Rimessa a Saldotec con Garbin che va da Crosta, che cerca Maniero, l'anticipo del Pocio, poi tocca a Zanazzi. Di Mauro, alta ad un passo dalla rete del 3-1. Levorato, butta un occhio in avanti, poi cerca di servire Zanazzi, anticipo di Mariotto, poi il destro di Maniero. Il Pocio è ben appostato e va da Garofalo, che cerca sul secondo Di Mauro, che non arriva per un pelo all'appuntamento col pallone. Zanazzi, Crosta, cerca Albiero che si allaccia con Loato, poi la palla scorre fino a Garbin. Pasello se la ritrova lì e fa respirare i suoi. Morello scodella la palla a direzione Fabio Di Mauro, che lotta con Zanazzi. Arriva anche Garbina a dargli una mano, poi il Pocio, un po' di confusione, un flipper, riparte Zanazzi. Attenzione al 2v1 potenziale, messo giù da Garofalo, che si prende anche il primo cartellino giallo della partita. Fallo tattico speso da parte di Raffa, e poi anche il gesto di fair play con l'altro 10, quello del Saldotec, che si accinge a battere questo calcio di punizione. Pronto a partire allora Zanazzi. Pasello c'è ma non è finita. Attenzione ancora a Garbin, che prova a sterzare verso l'interno, chiuso da Raffa, deve ripartire con Cross. Intanto c'è il cambio, fuori Fabio Di Mauro al suo posto dentro Eman Sherrud, quando sono passati 14 minuti e 12 secondi. Morello, classiche finte con la sua, la sguscia via anche su Garbin, poi cerca al centro una soluzione che non trova. Era troppo alto Garofalo, troppo bassa la palla del Pocio che ci riprova. Poi ancora Loato che calcia, addosso di fatto a Zanazzi, che può ripartire, allarga poi il gioco a destra per Garbin che calcia. Pasello chiamato a rispondere, uno dei suoi primi interventi di giornata. Morello, passaggio in verticale per Garofalo che prova a girarsi e calcia. Miracolo di Levorato sul 10 del Rovigo, che è andato vicinissimo alla doppietta. Rivediamo quanto è accaduto, un fulmine a ciel sereno da parte di Raffa, che calcia con la punta dello scarpino destro, parata col palmo della mano destra invece per l'1 del Saldotec, che tiene ancora a galla i suoi da un gol che avrebbe potuto sicuramente piegare la partita in un senso. Intanto il destro di Ronzato, Pasello c'è e non si fa cogliere impreparato. Loato va da Sherrud, il numero su Albiero, attenzione, CR7 col destro, devia Zanazzi, sarà calcio d'angolo, giocata d'alta scuola per i Man Sherrud. Danny Fabio all'indietro per Loato, che larga poi il gioco sempre per Sher, che gioca sempre per il 4, che va dal 20, che torna da Loato, che manca clamorosamente l'appuntamento con il gol, dice non l'ho vista arrivare. Peccato, perché il Rovigo qui è andato veramente vicinissimo al 3-1. Intanto Zanazzi verticalizza per Ronzato che va al destro. Il suo tentativo però è a lato. Buono lo squillo da parte anche del 15. Danny Fabio su calcio di punizione, calcia. Tiro un po' strozzato. La palla però sibila vicino al palo e si perde sul fondo. Levorato lungo direzione Maniero, lo attacca Loato. Arrivano anche Chinaglia e Scher a sradicargli il pallone. Ma il 6 non ci sta e allora se la va a riprendere. Transizione in avanti, allarga poi a sinistra per Salvagnin, che calcia con la punta della scarpetta destra. Tentativo a lato, riparte sempre l'1 con l'assistenza di Crosta. Da questi al 13, che verticalizza per il 6 Maniero, che prova a tornare proprio da Salvagnin. Un po' un flipper, poi esce Pasolini a togliere le castagne dal fuoco e finisce così il primo tempo. 2-1 in favore degli ospiti, una partita in precario equilibrio come è stata quella dell'andata. Bisogna fare qualcosa in più nella ripresa per archiviare definitivamente la sfida e portare a casa questi 3 punti importantissimi. E allora eccoci al termine dei primi 30 minuti di gioco. Il punteggio alla Palestra Sant'Anna dice 2-1 in favore del Rovigo. Un Fabio on fire quest'oggi, ha propiziato l'assist dell'1-0 per Raffaele Garofalo, che ha messo a segno la rete, valevole 1-0. Poi dopo c'è stato il pareggio da parte dei padroni di casa, che hanno reagito bene. Una partita sicuramente ostica, non è facile, almeno stando a quello che abbiamo visto in questa prima frazione. Le due squadre sono sempre in uno stato di equilibrio, scavallato poi dalla rete di Fabio Di Mauro, che ha fatto anche l'esultanza della canoa, una roba veramente super trash che ci avete chiesto voi, tra l'altro hashtag esultanza per dirci le esultanze che vorrete, che Fabio Di Mauro forse le sceglierà. Quindi per ora siamo su un 2-1 tornando al match. Come dicevamo anche prima, una partita sicuramente non scontata, e quindi in questi altri 30 minuti di gioco c'è da mettere la quinta per archiviare una partita in precario equilibrio, quello che è stato anche nel match d'andata, poi dopo raggiunti per 2-2 firmato Garbin. E quest'oggi bisogna non incorrere in quelli che sono stati i pericoli corsi nel match d'andata. E allora andiamo a scoprire quale sarà l'epilogo di questa sfida. E allora bentornati al Palasport Sant'Anna per seguire assieme i secondi 30 di Saldotec Rovigo. Un Fabio on fire nella prima frazione, un gol e un assist, ma la squadra di Mister Gonzato è avanti solo di una rete. Allora bisogna fare qualcosa in più per archiviare un match importante e sdoganare i demoni dell'andata. E si parte con il possesso ora da parte di Zannini, che va da Pittarello.
che larga il gioco a destra per Gobbato, poi si sovrappone il 4, lo vede il 9, dialogano i due ma capisce tutto Mariotto, che va da Fabio Di Mauro, al centro c'è Garofalo, lo vede il 9, il sinistro del 10, esorcizzato dall'intervento di Levorato. Tocco corto di Fabio per il Pocio, che cerca una soluzione, poi si mette in proprio e calcia. Levorato risponde, ma sarà calcio d'angolo, con Mariotto che va proprio indietro dal 14, che tira in porta. Gobbato respinge e fa ripartire Zanini, che pensa e prova la conclusione. Pasello c'è, poi Fabio Di Mauro prova a portarsi a casa qualcosa, non ce la fa, l'ultimo tocco è suo, sulla pressione di Maniero, che gioca all'indietro per Zanini, che calcia Mariotto, tocca e poi Pittarello, per poco non riesce a deviare in porta. Ottimo momento del Saldotech, riceve il Pocio da fallo laterale da Mariotto, poi va a destra da Fabio Di Mauro, l'1-2 con Garofalo, il 9 poi prova ad accendersi ed accentrarsi Fabio Di Mauro, e sono 22 in stagione, 17 in campionato, e questo è un gol importantissimo, perché il Rovigo per la prima volta nella sua partita è a più 2 nei confronti dell'avversario. Bellissimo il dialogo tra il 10 e il 9, che quest'oggi si stanno trovando a meraviglia. Rivediamo quanto accaduto anche dal nostro replay. Bravissimo anche il 10 ad anticipare Crosta, e poi il sinistro non lascia scampo a un Levorato quasi sempre perfetto quest'oggi. Rivediamo anche dalla nostra seconda cam, il sinistro è micidiale ed è una sentenza per il Saldotech, che ora si vede chiamato a scalare una montagna. Ma torniamo in campo, perché c'è Morello che va da Fabio Di Mauro, da questi a Mariotto, ancora per il Pocio che va da Fabio Di Mauro, altro stop orientato geniale, poi torna da Morello, parata incredibile di Levorato, poi Crosta, va da Zanini, il fallo di Mariotto, si avvicina il direttore di gara che estrae il secondo cartellino giallo del match, ammonizione che ci sta per il giocatore con l'8 del Rovigo. Giacomazzo all'indietro per Crosta, che va a sinistra per Zanazzi, che vuole sempre il compagno con la 7, che difende e cerca di lavorare un buon pallone, ma capisce tutto Fabio Di Mauro, allora attenzione al 9, che pensa e prova la conclusione, ad un passo dalla tripletta FDM, è il gol del 4-1. Crosta in avanti per Giacomazzo, che lavora un gran pallone per Zanazzi, cerca di alzarsi il 3, oscurato dall'ottima copertura difensiva da Fabio Di Mauro, deve ripartire il Saldotech da dietro, e sempre col fantasista Zanazzi che prova ad accendersi, Mariotto e Fabio Di Mauro contengono gli attacchi, poi il destro di Giacomazzo viene rimpallato dal Pocio, riparte ora il Rovigo sempre con il 14, che cerca una soluzione, la trova in Ayrton Mariotto, ruota la squadra di Mister Gonzato, calcia l'8, forse proprio addosso a Garofalo, che prova a difendere la sfera, un po' di confusione, un flipper alla meglio, Ayrton che calcia la parata di Levorato, poi Di Mauro, esterno della rete, non vuole proprio arrivare il terzo gol della giornata per FDM. Mariotto calcia, attenzione, rischia un po', poi Maniero prova a sprintare e il Pocio riacquisisce il possesso e poi se ne esce con un numero d'alta scuola e ordinaria amministrazione con Fabio Di Mauro e Ezechiel Morello. Levorato va da Zanazzi, che cerca una soluzione in verticale, che porta il nome di Maniero, l'1-2 tra il 6 e il 10, che sterza verso l'interno, contenuto poi da Fabio, raccoglie il Pocio che innesca Garofalo, la sovrapposizione di Fabio Di Mauro, il suo sinistro, Levorato a dirgli di no, che partita però sta facendo Fabio. Zanazzi va da Crosta, si alza poi il 3, si propone invece il 7, lo accontenta il 10, ancora Giacomazzo che va dal suo capitano Crosta, che si gira il Pocio, poi gioca al centro per il 7 e arriva il gol che forse riapre la sfida da parte del Saldotech, grazie a Matteo Giacomazzo, quarto sigillo in questa stagione per lui, ottima la trama di gioco congeniata da parte dei padroni di casa. Rivediamo quanto accaduto dal nostro replay, col 7 che va proprio da Crosta, che riesce a fare un lavoro più che egregio sul Pocio Morello, gioca al centro, ha provato anche a toccare Garofalo, l'ha fatto con la coscia sinistra, ma non è bastato a contenere il gol che riporta il Saldotech a meno 1. Calcio di punizione per il Pocio, che tira in porta, Levorato a dire di no. Fabio Di Mauro da calcio all'angolo, dentro per Garofalo, e arriva il gol di Raffaele Garofalo. Anche se la grafica segna l'autogol di Garbin, quindi cerchiamo di capire meglio quello che è successo. È durato pochissimo il meno uno da parte della squadra di Mister Bellesso, perché il gol del Rovigo è arrivato puntualmente grazie all'assist di Fabio Di Mauro. E vediamo, tocca col tacco Garbin, che anticipa l'ipotetico tocco di Raffaele Garofalo, che esulta così come se l'avesse fatto lui, perché poco importa, questo è un gol importantissimo. Solito cambio, fuori Fabio Di Mauro, dentro Ayman, CR7 e Sherrood, quando siamo a metà del primo tempo. Zanazzi prova a sprintare, ma non fa fuori Mariotto, che si va a riprendere la sfera, poi gioca sempre per Garofalo, Levorato para, risponde così al 10, sempre Giacomazzo che va da Zanazzi, che prova ad accendersi il suo sinistro, a lato, non ha ancora trovato il gol Zanazzi, rientra praticamente subito invece Fabio Di Mauro al posto di Ayrton Mariotto. Garbin dentro la palla per Ronzato, verticale sbagliata, raccoglie il Pocio che va dai men, CR7 e Sherrood, verticale per FDM che torna dal 7, forse il pallone è troppo lungo,
Riparte comunque il Rovigo, sempre col possesso del Poccio. Amen, Sherrud, Fabio Di Mauro. Va a sinistra da Lino Loato, da questi a CR7. Adesso gestione del Rovigo con il 7 che va da Lino Loato, che incrocia la perfezione. E ora è più 3, quinto sigillo in questa stagione per Aligno Loato. E ora l'esultanza della freccetta. Rivediamo quanto accaduto dal nostro replay. Rovigo on fire con il capocannoniere praticamente di questo girone di ritorno, perché da quando si è sbloccato non vuole più finire di mettere a segno gol. Aligno Loato che ha sfruttato al meglio la traccia disegnata dai Man Sherrud, che ha trovato una soluzione di gioco veramente interessantissima. Ma torniamo ora in campo con Ronzato, che alza questo campanile, allontanato da Morello. Prova a completare il disimpegno Loato, non ce la fa, insiste il 15 per il 10. Marasma generale, alberga la confusione al Palasport Sant'Anna. Allora prova a mettere ordine Aligno Loato con Ezequiel Morello. Il dialogo tra il 4 e il 14, un po' corto il pallone di Loato. Pittarello ne approfitta e arriva il gol di Alberto Pittarello. Neanche un minuto dopo riporta i suoi a meno 2 grazie al suo secondo centro in questa stagione. Disimpegno infelice da parte della formazione di mister Gonzato. Rivediamo il nostro replay, palla troppo corta di Loato. Morello prova ad allontanarla, di fatto addosso ad Aligno. Ne approfitta il giocatore con la 4 verde-bianco, o meglio bianco-verde. E in ogni caso riapre la sfida, che ora si fa estremamente interessante, perché non manca tanto da giocare. E mister Bellesso deve provare il tutto per tutto. Loato intanto innesca a Sherrud, che prova il numero e mezzo a 2. Fa partire un gran sinistro di pochissimo lato, e Man CR7. Crosta sceglie Ranzato, che torna dal capitano. Scaraventa la palla addosso a Ciulli, che diventa buona per Sher. Levorato il miracolo su Sherrud, poi Garbin completa il disimpegno rifugiandosi in fallo laterale. Garbin, crosta, Ranzato lo pressa, FDM è costretto alla verticale sbagliata perché Aligno riconquista. FDM rifinisce con l'aiuto di Sherrud. Ora bisogna giocare anche col cronometro, perché mancano 4 minuti al termine di questa sfida e il Rovigo è a più 2. E allora seguiamo Sherrud, che va da Lino Loato, pressato da Garbin. Porta a spasso un po' l'avversario anche il pallone, che poi non scarica. Ne approfitta Garbin, che calcia addosso a Fabio, poi Ranzato, e arriva il gol di Manuel Ranzato, che può riaprire clamorosamente una partita che pareva chiusa, perché ora i padroni di casa sono a meno 1 dagli ospiti e mancano 3 minuti e mezzo da giocare. Rivediamo quanto accaduto. Non ha scaricato la sfera Loato, aveva anche calciato Garbin addosso a Fabio, poi Ranzato in una seconda istanza praticamente sotto l'incrocio spiazza Pasello. Un rigore in movimento che genera la rete del 5-4. Intanto anche polemiche da parte di Aligno Loato, che avrebbe voluto il fallo. Fallo che per onestà pareva non esserci neanche a noi. Ma adesso seguiamo FDM, che va da Sher, che prova a girarsi, cerca di congegnare qualcosa di pericoloso. La palla poi diventa buona per Aligno, che ora deve gestire, perché il Rovigo avanti di uno. Prova a calciare e poi Garbin in fallo laterale in maniera pragmatica. Sherrud, tocco corto per Fabio Di Mauro, che cerca sul secondo palo Ciuli, che non arriva clamorosamente all'appuntamento col gol del 6-4. Levorato, lunghissimo per Zanazzi, che domestica un gran pallone, poi lo gioca per Crosta, il suo sinistro ad un pelo alato e ad un passo dalla rete del 5 pari la squadra di mister Bellesso. Gestisce ora la sfera il Poccio, che scodella in verticale direzione Garofalo, ammortizza il pallone per FDM, che va a sinistra da Sher. Ora deve congelare il risultato in Lorovigo e sperare che il tempo rimanente passi il prima possibile. Ancora il Poccio, che suole in faccia a Zanazzi, poi va a pescare FDM, che sguscia via sul Ranzato, si accentra il 9, che calcia, parla Levorato, poi Garofalo, e arriva il gol di Raffaele Garofalo, il tapin vincente che porta più 2 il Rovigo. Questa volta è tutto suo, 21 in stagione, 15 in campionato. Un'azione in solitaria da parte di FDM, che ci ha ricordato un po' quella vista durante il suo secondo gol. In tutti e 3 casi si è parlato di stop orientato. Anche in questo caso ha fatto fuori secco il 15, si è centrato il suo sinistro e poi la parata da sottolineare da parte di Levorato, perché ha compiuto un vero e proprio miracolo. Ed infine Raffaele Garofalo lì a 2 passi, non poteva veramente fallire il gol del più 2. Ma seguiamo ora Ranzato, che va all'indietro per Zanazzi, che prova il centro, il suo sinistro, Pasello c'è e dice di no al 10 del saldo Tech. Rimessa in gioco per i padroni di casa con Ranzato, che va da crosta, da questi a Zanazzi, il suo sinistro fa il solletico a Pasello, che è ben appostato. Morello cerca e trova in verticale Garofalo, che duella un po' con Garbin, poi alla meglio il 10 che mantiene il possesso. Attenzione Morello però, che perde la sfera, Garbin dentro Zanazzi, Pasello ancora una volta a dirgli di no, ma non è finita, perché il 10 gioca subito la sfera all'indietro per crosta, da questi a Ranzato, ci prova lui, il suo tentativo alto, altissimo. Fabio Di Mauro lascia lì la sfera, ultime speranze per il saldo Texantana, mentre il Rovigo odora la possibilità di vittoria. Garbin sterza il suo destro, Pasello ancora una volta a dirgli di no, strepitoso, ed è game over al Palasport Sant'Anna. Finisce 6
3-4 in favore degli ospiti. Un Rovigo on fire, super, che riesce a vincere anche il secondo tempo per 4-3 dopo il primo vinto per 2-1. Ma quel che conta sono i tre punti, soprattutto perché i risultati sugli altri campi sono incoraggianti. Ma non spoileriamo nulla, andiamo a sentire le interviste finali. E allora eccoci nel post partita di Saldotec Santana Rovigo, il punteggio finale 6-4. Siamo qui con uno dei protagonisti della partita di oggi. Vorrei partire con una premessa: a te quanto fanno bene le critiche? Perché anche la partita di oggi è tanta roba per Raffa, è riuscito a mettere a segno 2-3 gol. Non abbiamo capito se il secondo è autogol, dobbiamo verificarlo dalle nostre inquadrature. Dovrebbe essere autogol, sì. E questo annullerebbe anche l'assist a Fabio, quindi cerchiamo di fare in modo che sia gol tuo. Esatto. Però partendo da questo, volevo chiederti come hai visto la partita in generale. Tra l'altro sei rientrato benissimo dall'infortunio, e quanto bene ti hanno fatto le polemiche, perché poi ho visto anche un'esultanza polemica. No, questa sera è stata molto dura, però è stata una bella partita. L'esultanza è sempre contro le critiche, perché mi gasano, so benissimo dei gol che sbaglio, però la società è contenta, i miei compagni sono contenti di me, quindi io mi sento bene. Rispondi alle critiche un po' come quel gigante svedese di 1,90 m. Esattamente, dà un po' fastidio ovviamente, però ci sta, accetto tutto. Però io direi, ragazzi, continuate a criticare Raffaele Garofalo, perché fin quando fa prestazioni come quelle di oggi, anche col Pernumi a seguito delle critiche facessi secondo me una delle tue migliori prestazioni, oggi un'altra delle migliori. Diciamo che la partita di oggi comunque vi dà una mano anche nella corsa del campionato. Ricordiamo che l'andata è finita 2-2, segnasti tra l'altro il gol del 2-1 momentaneo. Oggi insomma bella partita tirata, ve la siete complicata più di quanto pensassi? È stata molto difficile verso il finale, però siamo stati bravi, abbiamo giocato di squadra, ci siamo difesi, ci siamo aiutati uno con l'altro e il campionato lo vinciamo. E allora eccoci nel post partita anche con Fabio Di Mauro. Oggi direi una delle tue migliori prestazioni, si è tornato on fire. Due assist, che poi il secondo c'è da verificare perché ha detto Raffa che forse non l'ha toccata lui. Due gol anche di alto calibro, bellissimi, un po' meno l'esultanza quella della canoa. Ma tralasciando questo, come hai visto la partita? Ti saresti aspettato che sarebbe stata così difficile? Vista l'andata mi verrebbe da dire di sì, però poi ve la siete complicata un po' voi. Sì, prima di tutto chiedo scusa agli spettatori per quello che hanno visto nell'esultanza, veramente brutto spettacolo. Poi sì, per la partita sì, me l'aspettavo complicata, comunque all'andata ci hanno messo in difficoltà. Sì, diciamo che ci siamo messi un po' in difficoltà da soli, però un po' per il content la partita così è più bella, dai. Comunque puoi ritenerti soddisfatto della prestazione di oggi? Due gol, un assist e mezzo, anche il secondo gol di Raffa, alla fine il merito in gran parte tuo, perché sei partito, sei riuscito a far fuori un paio di avversari. Bella la parata del portiere, gol di tap-in del 10 del Rovigo, comunque a archiviare il match. Soprattutto perché, vuoi dirlo tu o lo dico io? No, dillo te. Allora lo dico io: il Rovigo momentaneamente primo, perché il Medwork Arzegrande è riuscito a vincere in casa 1-0 col Valli, 4-4 invece per il Pernumia, quindi avete allungato sulla terza e a più uno dallo Yeswork. Dici qualcosa? Sì, no, sono felice della prestazione personale, anche perché ero più motivato rispetto alle altre partite. È stata una bellissima partita contro un avversario ostico. Poi sì, per quanto riguarda la classifica, siamo felicissimi delle notizie che sono arrivate dagli altri campi, però è sempre vero che ci sono gli scontri diretti, che sono quelli da vincere. Diciamo che non vi potete rilassare nonostante il primato ora. Sì, esatto, comunque le partite sono tutte da vincere. Per restare al primo posto non possiamo perdere punti per strada, e quindi è obbligatorio restare concentrati e non farsi influenzare da questo punteggio a nostro favore. Prossimo match contro il Medwork Arzegrande, l'unica formazione ad essere riuscita a battere lo Yeswork assieme a voi. Avete un po' di paura? No, paura no, anzi siamo ancora, almeno io sono ancora più motivato. Si prospetta una bella partita e si vede che sono in forma, se sono riuscito a battere il Valli, quindi dobbiamo essere concentratissimi già in allenamento e dare il massimo. E allora ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere il video dappertutto, eh? Ciao ragazzi, al prossimo video. Al prossimo video.